So. Moria. L'ho scritto io! Tutti gli scritti devono essere copiati per la grande biblioteca. Non l'avrai! Allora i lavori di Come Arturo... Troverò? Credo che fanno parli davvero troppo. Ha delle... molto estreme. Forse anche troppo. La conoscenza di tutto il mondo è a portata di mano. Già, qui possiamo riflettere sul governo. Va bene. Sei rapide. E adesso? Dov'è Aya? Ah, Serapide! Ho scritto un'epopea pastorale tragicomica su di lui. Ah! Sei tu, Bayek, vero? Aya ti sta aspettando! È al sicuro. Presto, seguimi! Mi sembri piuttosto sbronzo. Questa biblioteca è solo per chi vuole è qui nascosta. Ehi. Ah, così ti piacciono i versi omerici, eh? Prego, di qua. Sono il cugino di Aya, Fano. Ah, sì, Fano. Lieto di incontrarti, finalmente. Dimmi che succede ad Aya. Gennadio ha mandato i suoi uomini a cercare in ogni casa. Spesso trascinano la gente in strada e la torturano per avere informazioni. Il governo funziona così ormai. Gennadio? Un mostro. Il comandante di Alessandria. Sta rivoltando la città per trovarla. Dobbiamo fare presto! Gloria Sparaskerval! Sempre sti passi. Poi, lei sono salvo! Non ci fermiamo! Presto! E vengono noi? Dov'è nascosta? Ho un amico molto potente. Ah, di sicuro ne hai sentito parlare. Non direi. Lo conoscerai. In ogni caso, ha trovato un ottimo nascondiglio ad Aya dopo che si è messa nei guai. Ma cos'è successo? Non mi hai risposto. È una brutta faccenda politica. Ti spiegherà tutto lei, tranquillo. Ehi, ecco Fano. Pensa di essere un poeta. Un moderno Sofocle.
Oltre non posso andare. Quel monumento nasconde la strada per raggiungere Aya. Proprio lì. Devi fidarti. Mi sei mancato. Non dovremmo più stare lontani così a lungo. Ora siamo solo noi due, senza Kemu. Siamo di nuovo insieme, noi due, l'uno per l'altra. Ho novità. Cicatrici della giustizia. Oh. Ho colpito Medunamon con questa. Odio l'idea di fare cose simili, ma sono grata che tu l'abbia fatto. A dire il vero, è stato piacevole.